nel 2003, quando siamo partiti, l'idea era quella di sviluppare applicazioni robotizzate a controllo numerico, e cioè l'opportunità e la possibilità di utilizzare il robot come una macchina utensile per fresare materiali diversi, quindi dal polisterolo al marmo, alla gomma piuma, al legno. Nel 2014 siamo arrivati alla fonderia. La nostra tecnologia è stata sviluppata sulla base della richiesta di un nostro cliente. Il problema era di dover sbavare delle fusioni fino a 20 tonnellate, dove c'erano delle piccole serie e dove c'era una grossa quantità di pezzi diversi. Quindi, gioco forza, questo ci ha portato a dover sviluppare un sistema che fosse in grado di essere programmato fuori linea, quindi utilizzando un modello tridimensionale, un modello CAD. Questo ha portato quindi allo sviluppo di un sistema che permettesse una programmazione estremamente rapida. Questo robot in questo momento evidentemente sta simulando una lavorazione di sbavatura di un getto di circa un paio di tonnellate, dove la dimensione delle bave è estremamente importante, nel senso che abbiamo delle bave che superano il centimetro. Ovviamente, essendo un getto di grandi dimensioni ed essendo questa macchina, come dicevo, programmata tramite un sistema CAD-CAM, è in grado, misurando il getto prima di effettuare la lavorazione, di compensare e adattarsi ai cambiamenti di forma della fusione stessa, quindi raggiungendo così dei livelli qualitativi e di produttività molto alti. KUKA è stato fin dal 2002 più che un fornitore, un partner, nel senso che ci ha un po' seguiti durante lo sviluppo dell'azienda, permettendoci appunto di poter adattare le nostre soluzioni ad una macchina che si è evoluta nel corso di questi anni e che ci ha dato sempre di più delle opportunità per poter sviluppare le nostre applicazioni così come il mercato ce le chiedeva. Orange Intelligenz.